insieme ben 31 organizzazioni del privato sociale e anche delle istituzioni, degli enti pubblici, e partner autorevole anche il Comune, la provincia regionale di Catania, la prima municipalità e altri enti ancora. Cosa si propone questo progetto? È un progetto cofinanziato dalla Fondazione con il Sud, un notevole finanziamento per 2 anni di promozione educativa, culturale e professionale, lavorativa del quartiere. Un progetto che vede impegnati, come dicevo, 31 organizzazioni, non solo con l'impegno delle persone e delle singole competenze e professionalità, ma 31 organizzazioni che ci mettono anche di proprio in termini economici, perché come prevede il bando deve essere cofinanziato da chi lo costruisce, e questo sta avvenendo. Siamo già a 10 mesi dall'inizio del progetto, ne abbiamo avanti ancora 14, ma vogliamo lavorare perché il benessere di questo quartiere così bello, dove c'è tanta gente brava e onesta, al di là di quello che si dice, il benessere possa svilupparsi, possa crescere sempre. Allora è un progetto che mette a disposizione per 24 mesi delle notevoli opportunità. Adesso stiamo lanciando questa bellissima iniziativa coordinata dal Confartigianato, questa fiera espositiva dell'artigianato locale, che vedrà domani la sua inaugurazione ufficiale alle 10 e poi proseguirà per tutta la giornata fino alle 18, perché il progetto, in un ambito importantissimo, perché è un tesoro veramente per il quartiere, l'artigianato, il progetto prevede lo sviluppo del quartiere attraverso la promozione dell'artigianato locale, l'emersione del lavoro nero, l'aumento dell'occupazione. Nell'ambito dell'artigianato, e lo voglio descrivere proprio perché è l'evento per cui siamo riuniti oggi, l'evento particolare, è prevista anche un'altra cosa molto interessante, la registrazione di un marchio di qualità dei prodotti artigianali tipici del quartiere. Questo ai fini di una prosecuzione dei benefici del progetto al di là dei 24 mesi. Quindi una bella iniziativa, un bel settore, quello dell'artigianato, che è veramente un tesoro, così come il tema della manifestazione. Aggiungo, perché per essere completi, ma molto brevemente, che per cercare di contribuire allo sviluppo, al risanamento di questo bellissimo quartiere, non c'è solo l'intervento di promozione dell'artigianato, ma ci sono altri interventi altrettanto significativi. 4 centri di aggregazione, e qui abbiamo delle ragazze presenti che ancora una volta ringrazio, quindi attività aggregative, perché il presente e il futuro di questo quartiere sono i ragazzi e i giovani. Qualcuno di loro qui presenti, con piacere, vedo che è bambino o bambina immigrata, e prevediamo anche degli interventi di interazione, non dico di integrazione, quasi che loro debbano assorbire le nostre idee, la nostra cultura e basta, ma anche noi abbiamo bisogno di imparare da loro tantissimo, quindi interventi per rivolti agli immigrati, specialmente proprio di seconda generazione, quindi nati in Italia. Al tempo stesso sono previsti anche interventi a vantaggio delle donne, specialmente delle giovani donne, tante volte madri quasi bambine, e interventi rivolti alle famiglie, quindi tra interventi educativi, interventi rivolti all'integrazione degli immigrati, promozione dell'artigianato, attività aggregative e formative per i ragazzi, confidiamo di poter dare un contributo, certo non risolutivo in 2 anni, ma sostanzioso, perché questo quartiere continui la sua marcia verso un benessere del quale ha diritto, non può essere abbandonato. Bisogna investirci, è quello che vogliamo fare per 2 anni. Grazie.